Live. Ciao a tutti, bentornati su Trafford for Dummies con le dirette del mercoledì che iniziano alle 21, non alle 20:30 come quelle del lunedì. Già quest'oggi vedo che vi siete un pochettino tarati meglio, c'è meno gente che è arrivata in anticipo. Intanto vi saluto tutti. Ciao, 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 ciao. Ciao a E tutti, ciao da bentornati su Trafford for Dummies. C'era una pagina aperta, andate in difficoltà. Niente, non vi preoccupate, un UFO. Siamo qua, come tutti i mercoledì, da mercoledì scorso in avanti, insieme a Dario Capogrosso, allevatore di Lagotti Romagnoli a Sarezzano, vicino a Tortona, dell'allevamento Cacao Meraviglioso. Ciao Dario, Ciao benvenuto. Davide, ciao a tutti i due amici. Anzi, bentornato. Allora, oggi faremo una diretta. Abbiamo fatto la prima diretta introduttiva che è andata abbastanza bene, ha avuto parecchio interesse, parecchio seguito, molte domande. Qua di fianco c'è sempre la chat in cui potete intervenire, dire quello che pensate, fare delle domande che poi riorganizziamo e cerchiamo di far correre l'interno del filo del discorso. Oggi parliamo un po' con Dario della scelta del Lagotto Romagnolo, quindi un po' del cucciolo. Quindi quando arrivo in allevamento, cosa guardo di un allevamento, il pedigree del cucciolo, tutti i fattori che stanno prima della presa del cucciolo, della scelta, i fattori da guardare. Ah, partiamo già? Sì, qua si va dritto al sodo, che sennò poi facciamo Sei sempre. direttissimo, sei direttissimo. Allora, intanto, buonasera ancora Davide. Allora, niente, ci eravamo appunto interfacciati la scorsa puntata, abbiamo parlato in maniera un po' variegata degli aspetti appunto legati al mondo del lagotto e ci eravamo detti che magari avremmo iniziato appunto più nello specifico, andare a trattare argomenti diciamo più specifici, pur lasciando del tempo e dello spazio alle domande che spero arriveranno in abbondanza. Allora, niente, quindi hai voluto intitolare questa puntata in questo modo. In realtà, appunto, io gradirei anche parlare del fatto che un cane non devi prenderlo per forza in allevamento, cioè, nel senso, l'allevamento è ovviamente un canale ufficiale, un canale che normalmente offre più garanzie sotto vari punti di vista, che poi magari andremo a approfondire, ma il tuo lagotto lo puoi prendere anche da un privato, che è una cucciolata, o in realtà lo puoi anche prendere per vie traverse da chi magari quel cane l'ha poi abbandonato, perso, e che magari vuoi anche tranquillamente recuperarlo, anche se è un po' più difficile. Quindi, nello specifico però, parlando di cane da acquistare in allevamento, dobbiamo dire che appunto non tutti gli allevamenti sono uguali. Molto spesso le persone distinguono allevamenti dall'avere o non avere affisso. L'affisso è però semplicemente un nome che viene dato ufficialmente all'ENCE, un organo privato, al nome dell'affisso, esattamente come il mio allevamento si chiama Cacao Meravigliao, nome puramente di fantasia e che in qualche maniera mi sembrava abbastanza scanzonato e mi sembrava il caso di darlo appunto ai nostri cani, che sono sì cani a lavoro, ma anche cani divertenti, quindi insomma mi sembrava un qualcosa che potesse rimanere nella mente, quindi il nome è quello. Così come ci sono tanti allevamenti in tutta Italia che hanno un nome che si chiama affisso, che viene dato dall'ENCE, che identifica i prodotti di quell'allevamento. Quindi, come i miei cani ad esempio si chiamano Cacao Meravigliao, nel caso Patata, o Cacao Meravigliao Giumangi, Cacao Meravigliao Diavola, ecco, i nomi degli altri allevatori avranno che il mio è un prefisso. Io ho scelto di avere il nome del mio allevamento prima del nome del cane. Tanti ce l'hanno dopo, quindi un nome X tipo Cacao della Meta Orense, il nome di un allevamento a caso. E quindi è un nome, è un'identificazione. Va da sé che questa non è la cosa più importante. Una delle cose più importanti è capire e valutare la professionalità della persona con cui vi interfacciate. Capire se la persona con cui vi interfacciate ha tutti i requisiti per darvi il prodotto che voi in qualche maniera desiderate avere. E l'indagine si fa appunto, ormai è molto più facile di 10-15 anni fa, quando io cercavo i miei primi cani. Ora, su internet esiste un rate, in pratica, come dire, la stima che l'allevatore riscuote un po' in giro per la rete è molto spesso molto realistica, nel senso che io faccio sempre, ad esempio, personalmente molta attenzione a rendere
le persone che si affidano a me per i miei cani contente, quindi seguendole anche tanto nel post vendita, ma sicuramente danno un prodotto valido in partenza. E perché do il prodotto valido in partenza? Semplicemente perché seguo in maniera, da allevatore professionale appunto, seguo in maniera ottimale e continua tutte le fasi, dal concepimento appunto della cucciolata fino alla crescita, fino allo svezzamento e poi eventualmente all'avviamento. Quindi le fasi principali che un allevatore professionale dovrebbe seguire è comprendere quelle che sono appunto le virtù dei propri cani, migliorandole, quindi acquistando cani da allevatori che hanno appunto cani a volte migliori dei propri, sotto alcune caratteristiche, e accoppiandoli seguendo vari principi. Seguendo principi dettati all'oggettività della salute del cane, quindi vengono oggigiorno fatti dei test genetici o ortopedici per scongiurare la presenza di patologie che nella razza da cotto romagnolo specifico sono abbastanza numerose, essendo cioè il cane è un cane abbastanza rustico, forte normalmente, ma come in tutte le razze esistono delle predisposizioni. Nella cotto romagnolo specifico esiste ancora la predisposizione a essere in qualche maniera soggetti a displasia anche del gomito, a sublussazione della patella, cardiopatie, oculopatie, epilessia, epilessia giovanile e furnishing. Tutte queste patologie possono essere appunto diagnosticate in maniera precoce o con visite dal veterinario, con appunto lastre RX preventivi e ufficiali dei genitori, sempre presso uno studio veterinario accreditato, oppure come con esami genetici per altre patologie, appunto con un semplice prelievo di sangue e l'invio in laboratori che si occupano appunto di questo. Quindi, quindi dare un cane, dare un soggetto che oggettivamente è già sano, che in pratica per il quale si sia fatto di tutto per scongiurare appunto una possibile predisposizione di queste patologie, è già sicuramente indice di serietà per quanto riguarda l'allevatore, che sa che ha fatto tutto quello in suo possesso e che in qualche maniera la medicina preventiva gli ha messo a disposizione per avere cucciolate senza alcun tipo di problema, almeno in partenza. Poi può succedere ovviamente... Sì. Proviamo a fare un passo indietro più per Damis, perché qua già ci stiamo introducendo un po' poi nelle cose da chiedere all'allevatore, che appunto, come dicevi giustamente tu, può essere o un allevamento o anche ci sono privati che comunque hanno cani che svolgono questo lavoro in maniera molto seria. Ma allora, io voglio prendere un lagotto romagnolo, quindi ho diverse opzioni, mi dicevi, dall'allevamento al privato. Quali sono, innanzitutto, dove lo cerco? Ovviamente, oltre che nel tuo allevamento, però, quali sono i criteri su cui muovermi? E magari anche proprio vado a vedere il cane ancora prima di sentirmi raccontare la storia dall'allevatore, perché poi ci sono persone oneste che ti raccontano la storia giusta e altre persone magari invece che ti raccontano cosa devo guardare innanzitutto intorno a me, dei cani, com'è, e poi cosa chiedere, e a quel punto riprendiamo il discorso. Allora, poi dipende sempre da quello che si vuole, no? Se si vuole semplicemente un cane da tufo, poi in qualche maniera anche, cioè io sono anche oggettivo, puoi guardarti intorno e trovare anche non un lagotto, però sicuramente ad esempio per essere un lagotto romagnolo, quindi per essere un cane di razza, deve avere pedigree. La storia che il cane può essere un lagotto e può non avere pedigree formalmente non ha senso e non ha valore, è addirittura in qualche maniera illegale, cioè nel senso non puoi vendere un cane di razza senza pedigree. Quindi l'alternativa per vendere un simile lagotto è dire che è un simile lagotto, puoi dire quello, ma non puoi dire un lagotto romagnolo. Cosa? Fenotipo lagotto. Sì, nel senso, fenotipo lagotto esiste tranquillamente, poi ne parleremo anche di questo, ma fondamentalmente per dire che il venditore dà un lagotto, quel lagotto non può essere tanto per essere lagotto, deve essere in possesso di regolare pedigree. Pedigree cos'è? È il certificato genealogico che le attesta l'appartenenza ad una razza, quindi quello ufficialmente è appunto la dichiarazione di cane di razza. Poi che tanti cani possano sembrare lagotto, essere in qualche maniera addirittura più performanti di un lagotto X, questo non nessuno lo mette in dubbio. Però appunto se si vuole acquisire un lagotto, inizialmente bisogna in qualche maniera accertarsi che il venditore o la persona che
ti propone quel lagotto, effettivamente abbia un lagotto. Per avere un lagotto, ripeto e ribadisco, deve avere il possesso del pedigree, certificato genealogico, che attesta appartenente alla razza. Ma io, dammi, io in qualche maniera inesperto, decido che voglio acquistare un cane. Cosa faccio? I canali sono innumerevoli. I canali ufficiali sono ovviamente gli allevamenti ufficiali, che sono ben pubblicizzati. Ci sono allevamenti amatoriali e allevamenti professionali. Ci sono delle differenze appunto che riguardano questo, ma non ne parliamo nello specifico, magari poi a domanda risponderò. Quindi sono gli allevamenti e poi ci sono i privati. I privati si contattano normalmente con gli annunci. Quello che ovviamente si può vedere e in qualche maniera è capire veramente, perché ovviamente se si fa un... allora, i portali conosciuti sono ovviamente Facebook, Subito, i vari siti per annunci. Allora, in ognuno di questi annunci, quando ovviamente qualche anno fa magari scandagliavo per curiosità, non esisteva praticamente nessun annuncio in cui le caratteristiche dei cuccioli non venissero esaltate dal fatto che i genitori fossero grandissimi tartufai, grandissimi soggetti di altissima genealogia e grandissimi e fantastici in tutto. In realtà quello è quello che si scrive, poi non riesce ad avere una prova provata di questo. Non c'è nessuno che dice vendo cuccioli di lagotto che però fanno praticamente schifo, che hanno genitori trovati per strada e che non hanno mai visto un tartufo in vita loro. È difficile che qualcuno lo dica, perché in realtà non è un annuncio appetibile. Quindi sugli annunci vanno in qualche maniera analizzate, poi alla fine analizzati fattualmente quelli che sono i requisiti dei cani che andiamo a prendere. Quindi bisogna ovviamente fidarsi, e fidarsi va bene, però ovviamente ti pone dinanzi a determinati rischi, però puoi comunque farlo. Quindi i passaggi che sono da fare, se non volete, poi, appunto... anche nella buona fede, nella correttezza, c'è anche da dire che all'interno di una cucciolata di figli di ottimi cavatori, i cuccioli possono essere per indole anche diversi uno dall'altro. Non è detto che vengono prodotti in serie, allora 5 cuccioli, 5 super cavatori, perché i genitori sono così. Guarda, ti dico, a livello di percentuale è veramente tutto molto... A livello di percentuale è tutto molto particolare, nel senso che tu puoi avere veramente 2 super campioni, puoi tranquillamente avere 5 cuccioli, 5 super campioni, 5 cuccioli scarpe, in buona sostanza, e poi puoi avere magari 3 ottimi soggetti e 2 magari non tanto buoni. Quindi là va sempre individuata la caratteristica, la tempra e in qualche maniera la validità del cucciolo stesso, e questo lo vedi cammin facendo, nel senso puoi iniziare a vedere i primi segnali, intorno a un mese, per vedere se i cani sono appunto, hanno una buona dose di coraggio, e quello puoi vedere un po' da subito. Ecco, il coraggio, la più o meno diffidenza nei confronti dell'uomo, la voglia o meno di esplorare e di lasciarsi contagiare dalla visita di visitatori, appunto, oppure quando si fa dell'arricchimento ambientale nei box dove nascono i cuccioli, normalmente devi vedere come reagiscono i cuccioli, e alcuni reagiscono in maniera ottimale, quindi li vedi veramente vividi, fervidi, pieni di curiosità, no? nella novità, e alcuni cuccioli invece sono meno curiosi, meno incuriositi, e questo già non è un ottimo segnale per un futuro cavatore. Abbiamo ricevuto anche già una domanda che un po' entra in questo argomento qua. Se voglia, ci prendiamo un momento a tenere a gruppo 2 o 3 che sono arrivate. Una è proprio inerente a questo, che è Andrea Di Petta, Davide Toso, sì, che ci chiede, dice, per scegliere un cucciolo adatto al lavoro, una prova può essere capovolgerlo a pancia in su e vedere come si comporta, oppure una cosa superata? Aspetta Dario che te ne raggruppo 2 o 3, così poi vai tranquillo, se non te le ricordi poi se no la chat mi va via veloce. Poi c'è Andrea che invece chiedeva, qual è secondo te il costo medio di un cucciolo preso in allevamento? E io a questo punto farei anche, ti direi, allargherei un attimo la domanda e ti direi sotto quale cifra c'è da porre attenzione, forse se ti dicono tutte le analisi e tutto il resto più o meno, ovviamente a spanne, adesso non entriamo nello specifico. C'è Marco invece, Mondaini,
Ciao Marco, che ci sei sempre, grande. Che dice che appunto un allevamento della sua zona ha prorogato per 2 volte la consegna di oltre 6 mesi del cucciolo perché hanno avuto un virus che sta creando una memoria di cuccioli e ti chiede se a te risulta questa cosa. Vabbè, poi le altre le prendiamo dopo. Iniziamo da queste qui a vedere un po' e poi partiamo anche col tuo Sì, sono tutte discorso. domande molto molto interessanti e molto molto complesse. In realtà però cerchiamo di essere sintetici, ma magari sono ottimi spunti per le prossime dirette. Allora, quello che diceva il primo, io non leggo quindi non ricordo i nomi appunto. Sì. Allora, non è che sia superato. Allora, nel senso, sottomettere il cane, cercare di mantenerlo giù, non, cioè nel senso, quello che noti è fondamentalmente la reazione di quel cane ad un istinto di sottomissione. Quindi, intanto dobbiamo capire se il cane dominante è preferibile o meno. Cioè, nel senso che un cane che reagisce immediatamente a questa sottomissione, normalmente, se fatta da determinati. Cioè, o dalla persona che arriva, o dal proprietario, o dall'allevatore stesso, in qualche maniera può dimostrare una più marcata o minor marcata dominanza. Una volta che lui ha scoperto questo, poi va sempre capito se questa dominanza è vantaggiosa o meno nel mondo della cerca. Quindi, fondamentalmente per me, no. Nel senso, dimostra di avere un determinato livello di coraggio, ma in realtà dipende anche da chi fa questa cosa. Se entra una persona in un box dove ci sono i cuccioli, entra con degli odori forti, come dire, con un atteggiamento particolarmente esuberante, va direttamente a questo cucciolino che magari dipende anche dall'età del cucciolo, gli mette la mano addosso, il cucciolo dice: cosa succede? Nel senso che è anche spaventato, quindi dipende anche da come lo fai. Se invece entri con garbo nel box, ci giochi, ti interfacci prima e poi provi a sottometterlo e vedi come reagisce, la reazione è anche diversa, quindi capire anche il tempo di reazione. Però in realtà se tu non hai dei parametri di risposta precisi con un orologio, valuti quanto è la reazione più o meno lunga e la devi comunque parametrare anche sulla reazione dei fratelli, hai sì un'indicazione momentanea che lascia il tempo che trova e che fondamentalmente ti dice soltanto che quel cucciolo in qualche maniera reagisce in maniera più o meno marcata a questo tuo tentativo di sottomissione. Non ti dà tante indicazioni, mentre invece un allevatore, o meglio una persona che conosce i cani, conosce la sua cucciolata, che li vede quotidianamente, ti sa, sempre se competente, dare un'indicazione molto più specifica del cucciolo del cane che fondamentalmente ti piace, perché se li ricorda, cioè, almeno un allevatore che si rispetta deve conoscere i propri cani, cioè, nel senso è inutile andarci troppo, troppo intorno. Per cui se io conosco i miei cani, ti so dire qual è il carattere di quei cani, anche il carattere dei cuccioli stessi. Quindi tu poi in qualche maniera dovresti poter prendere, far tesoro di quell'allevatore serio. Ti consiglia e poi ovviamente va da sé che c'è anche una tua interpretazione del carattere del cane stesso. Quindi, in qualche maniera, tra 2 cani che io ti consiglio come cani ottimali, tu poi puoi scegliere quello che secondo te è più adatto alla tua persona, no? C'è anche, come dire, un feeling che tu crei in quel momento col cucciolo, che se così in prima battuta è banale, per me è anche molto importante. Nel senso, chi si aspetta la reazione del cucciolo, l'arrivo dell'eventuale compratore, secondo me, insomma, credere è molto utopistico, no? Credere nel destino del cucciolo che ti sceglie, cioè ha poco senso, anche perché molto spesso il primo che arriva è anche quello che si è interessato a te, però potrebbe anche essere interessato a qualunque tipo. Come dire, può essere anche quello che poi da adulto dimostra il maggior grado di predatorietà, di istinto predatorio. Quindi viene da te, è interessato a te, ma è anche interessato a tante altre cose. Quindi magari si concentra anche meno. Quindi è sempre come dire dare delle indicazioni fisse. Secondo me è sbagliato. Ci sono troppe variabili che fondamentalmente credo che vanno calcolate in toto, senza concentrarsi su uno o due aspetti, perché altrimenti boh, si va tanto nella poca oggettività della scelta. E poi c'era l'altra domanda, Daria, che era quella rispetto al costo medio del cucciolo. Io l'approfondirei un attimo anche dal punto di vista di come No, si aspetta, comporta. l'altra domanda qual era ancora? Quella dopo ancora? C'era quella del costo del cucciolo Ah, e e poi poi del virus.
del virus. Allora, io non so quale ovviamente di quale allevamento stiamo parlando, però nel mio caso, ad esempio, allora il cucciolo peggio, cioè la situazione peggiore che possa capitare è quella di un, cioè nei cuccioli, è il virus della parvovirosi. La parvovirosi è un nemico terribile, infimo, che è già stato presente nel mio allevamento e che fondamentalmente ti porta ad avere effettivamente grandi problemi per la vita dei cuccioli. Quindi se l'allevatore in questione ha avuto fondamentalmente questo problema, c'è poco da fare. Nel senso, io ho avuto lo stesso problema, io allevo anche malemmane abruzzesi. In passato ho avuto anche questo tipo di problema ed è effettivamente una situazione molto molto dura. Quindi se l'allevatore chiede di aspettare, 6 mesi mi sembra veramente tanto, però se l'allevatore chiede di aspettare non è perché si inventa il problema, ma esistono virus tipo appunto la parvovirosi che decima le cucciolate, per cui se non viene fatto se non si ha un protocollo serio di prevenzione. Io conosco insomma amici di regioni insomma più in basso rispetto alla mia, mettiamo così, che per anni hanno dovuto cercare di contrastare senza successo il virus della parvovirosi, non riuscendo ad avere cucciolate per un anno e mezzo, che morivano in maniera appunto drammatica perché il virus appunto attaccava i piccoli cuccioli in maniera veramente prepotente. Per cui, come dire, non so di chi sta parlando, però ad esempio nella mia zona so che è presente questo virus al momento in maniera molto molto intensa. Io, ripeto, riesco a contenerlo, ma mi metto nei panni di coloro che non ce la fanno, che possono tranquillamente affrontare una pandemia che è peggiore di quella che noi conosciamo oggi col Covid. Ecco. Quindi è una mortalità e una morbidità molto più elevate. Ci sei? Sì, no, e poi c'era l'altra domanda. Dato il costo. Allora, il costo invece è anche là, dipende da tanti tanti parametri. Cioè, allevare un lagotto di qualità ha dei costi molto molto importanti. Io non nascondo di aver comprato soggetti adulti, anche abbastanza di recente, per 7-8 mila euro, che è un prezzo molto molto alto, che però, ripeto, se ho speso quelle cifre e perché in qualche maniera le ho ritenute opportune. Quindi ovviamente fidi di questi cani, un allevatore in qualche maniera che deve ritornare ad un investimento, no? Perché poi alla fine una scelta imprenditoriale non diventerà decisamente a prezzi bassi. Un privato invece, fondamentalmente, non avendo tante spese a parte la monta e il suo eventuale cane, non facendo il lavoro, può spingersi a qualunque cifra fondamentalmente. Ma ad oggi penso che per un lagotto di un privato con test genetici non fatti, con lastre non fatte, con esami appunto non in ordine, o perlomeno non controllati, io penso che insomma il minimo dovrebbe essere intorno ai 700 euro, 700-800 euro. E poi la cifra sale. Io appunto... Al momento non mi viene da dire, cioè poi ripeto, puoi trovare qualunque cifra, puoi trovare quante cifre, dipende da quale luogo in Italia, perché anche la geografizzazione insomma delle richieste, dei costi dei lagotti sono differenti. Ad oggi so che ad esempio al nord vengono i lagotti sono veramente anche cercati perché sono ottimi cani da compagnia. Ovviamente c'è molto più richiesta rispetto al sud, dove momentaneamente vengono ricercati di più come cani da lavoro. Questa forbice probabilmente si andrà pian piano assottigliando, però ovviamente lì dove c'è più domanda anche il prezzo dovrebbe essere tendenzialmente più alto. Io ripeto, i miei lagotti li vendo a un prezzo elevato, immagino, perché credo fortemente nel valore zootecnico delle mie genetiche, investo in questo, investo nella qualità dei miei cani. I cani tendenzialmente, come sai, hanno mediamente 4 vaccinazioni quando vengono ceduti, hanno tutti i test genetici fatti, i genitori vengono dati in ottimo stato, contratti di vendita che garantiscono appunto determinate caratteristiche per l'acquirente, e noi facciamo di tutto affinché le persone siano estremamente contente e soddisfatte. E questo penso sia un valore aggiunto e abbia un valore, quindi questo valore deve essere in qualche maniera ripagato. Sì, esattamente, sì, era un po' la domanda quella, come si va a comporre il prezzo di un lagotto, quindi
tutte queste parti qua, appunto, poi spese di allevamento, cioè nel senso le spese di un allevamento vanno, è un'impresa sostanzialmente, per quanto sia un adorabile pelosetto, si risponde con le regole di spesa e di mercato. Allora, Dario, vuoi proseguire con... eravamo arrivati un pochino, prima che ti interrompessi, quindi alla questione dei test, quindi le cose che deve proporti, deve darti, o che proponi tu sostanzialmente anche nel tuo allevamento, quindi stavi facendo... Guarda, non mi ero preparato su questo, ma ad esempio, cosa molto intelligente, sarebbe appunto leggere davanti a voi un contratto di vendita, nel senso io potrei tranquillamente farti vedere il mio contratto, non so se lo trovo vicino perché normalmente lo ristampiamo, non l'ho previsto, probabilmente devo dire a mia moglie di stamparlo, un secondo solo, mi alzo un secondo, perché potrei... Bene, intanto che Dario guarda che cosa interessante, se ce la può portare, faccio un po' il resoconto delle domande così non me le perdo, visto che la chat sta... Ah, c'è Cristian Bettinelli, che mi sa che aveva fatto questa domanda anche l'altra volta e mi sono dimenticato di porla a Dario, dove chiedeva che un cucciolo di 7 mesi color marrone è normale che abbia messo peli bianchi sulla schiena e coda, e chiede se è possibile stress. Potrebbe essere più un roano che esce, o potrebbe essere pelo bianco da stress. Poi è arrivato Dario che sicuramente può... C'era Cristian che ci ha fatto questa domanda. Ne abbiamo già parlato, sono affezionato al gufetto. No, allora, l'agotto marrone. Allora, l'agotto marrone geneticamente, allora, esiste un gene della riduzione del pigmento presente nella maggior parte dei lagotti. Quindi i lagotti marroni, che nascono marroni, fondamentalmente nel 90% dei casi diluiscono il pigmento, la qualità del pigmento nel proprio pelo marrone. Ritosando, specialmente a livello apicale, quindi sulla punta, tosandoli poi tornano un attimino più marroni. Però in realtà c'è stato anche uno scandalo, non ricordo, forse un anno e mezzo fa, vedi dove arriva poi fondamentalmente, no, la competitività umana, che in qualche maniera aborro parzialmente, insomma, in questi casi. Cani piacciono, colore marrone, cioccolato, qualcosa che affascina, è bello in qualche maniera, no? Cioè, ora, forse non è oggettivamente bello, ma può essere soggettivamente bello. In alcune esposizioni venivano tinti, sono stati tinti, cani. Ma questo tipo un anno e mezzo fa, quindi mi sa l'europeo, lo mondiale, e insomma è stato scoperto questa cosa qua, quindi tanti cani venivano tinti marroni per dare idea del cane marrone, che non è, come dire, un valore aggiunto zootecnico, cioè nel senso non è che il cane più marrone è, acquisisce valore, però probabilmente nel senso per gli amatori del cane marrone può essere un valore aggiunto. In realtà, se andate sul sito del club della Gotto, alla pagina colori, vi spiegano un po' quelle che sono determinate dinamiche genetiche nella composizione del mantello della Gotto, no? A livello genetico. Esiste in realtà un gene che in qualche maniera permette alla Gotto di mantenere a lungo questa sua saturazione del pigmento marrone, però è molto raro. Nella maggior parte dei casi, cioè io in qualche maniera sto cercando di selezionare, utilizzando un tantino di consanguinità, questo gene per cercare di avere lagotti che un po' per più anni mantengano, possano mantenere questo color marrone, ma non è facile. Nella stragrande maggioranza dei lagotti acquistati marroni da cuccioli, tempo un anno, 2 anni, acquisiranno un colore che è un bel po' lontano dal marrone, quindi è più, non soltanto qualche pelo bianco, diventerà molto più chiaro, specialmente poi il sole estivo tenderà ancora a peggiorare questa situazione. E poi potrebbe arrivare intorno agli 8 anni a ritrovare essere grigio. Ma per capire, il pelo marrone discolora o c'è più un effetto roano, quindi con peli bianchi e marroni? No, è proprio il pelo marrone discolora che va a virare verso l'effetto roano. Però vira. Paradossalmente il cucciolo roano potrebbe trovarsi a 4 anni ad essere più marrone di quello che era marrone. Cioè vi è un'inversione. Cioè, ora, anche là esistono dei piccoli trucchi meno arzigogolati rispetto a quello della tinta per dare al cane per fare in modo che il cane
mantenga questo suo effetto marrone, insomma, che io non utilizzo perché semplicemente a me non interessa, però è utilizzare un mangime industriale fatto appunto a base di salmone, perché nel salmone è presente la cantaxantina, che è un pigmento artificiale che viene inserito nel mangime per salmone, insomma, allevamento, che migra anche nel pelo dell'agotto e si tramuta da rosso in marrone. Quindi, se si vuole mantenere il pigmento marrone più a lungo, vi è un metodo artificiale, quello di nutrire il proprio cane con crocchette a base di salmone. Quindi, questo è un segreto di Pulcinella, ma tant'è, ecco. E Dario, quali caratteristiche deve presentare il cucciolo per essere scelto come adatto alla cerchia del tartufo, ci chiede Johnny Baldoni. Allora, l'ideale sarebbe che il cucciolo fosse proprio, diciamo, alla fine della sua fase di cucciolo e che fosse addirittura addestrato, e quindi noi sapremmo perfettamente se il cane è buono a tartufo o meno. No, in realtà, allora, le caratteristiche, come dicevamo anche l'altra volta, sono coraggio, quindi il cane deve essere coraggioso, vuol dire un cane che è veramente spavaldo, un cane che non ha paura di nulla, che si butta di fossi e corre incontro alle persone, coraggioso, un cane proprio coraggioso, impavido. Quindi un cane impavido è già una buona base di partenza. Un cane collaborativo che ti viene incontro, è socievole, che ti cerca, che vuole praticamente, cerca il contatto con te, divertente. Il classico cane è divertente, nel senso spiritato, ma come dire, simpatico. Perché in quel caso il cane ha coraggio, voglia di fare, voglia di collaborare con il conduttore. Già queste sono, come dire, secondo me le basi principali, no? Perché il cane fondamentalmente diventa un buon cane da tartufo lì dove ha voglia di collaborare col proprio conduttore. Va da sé che queste sono le due caratteristiche base. Poi ce ne sono tante altre che però vanno in qualche maniera valutate rispetto a che tipo di cerca, come abbiamo parlato l'altra volta, si vuol fare. Se desideriamo un cane che esplori di più, che vada veloce, che sia brioso nella cerca, o se desideriamo un cane, come dire, più riflessivo e che si concentra sulla cerca. Quindi anche là, come abbiamo detto l'altra volta con te, Davide, dipende tanto da quello che si cerca. Il miglior cane da tartufo potrebbe tranquillamente non esistere, ma bisogna sempre cercare il cane adatto a noi da quello che vogliamo, ed è quello che fa un allevatore. In base a quello che il cliente richiede, cerca di dare il cane sulla base delle esigenze del cliente. E nella maggior parte dei casi ci riesce, almeno io ci riesco. Ma ad esempio, a proposito di esigenze del cliente, siccome il lagotto sicuramente è il cane da tartufo per eccellenza, però per le sue caratteristiche comunque di cane meraviglioso sta andando anche molto come cane di casa, come cane da compagnia, quindi non come cane da lavoro. C'è una differenza nell'allevamento di queste due linee, oppure, come dicevamo prima, nel momento in cui nasce una cucciolata non tutti i cuccioli sono uguali, quindi è possibile che alcuni cani sono più adatti per andare verso il tartufo e altri più adatti verso l'andare in famiglia senza un lavoro specifico richiesto? Allora, probabilmente non c'è una, anche qua non c'è una domanda, non posso darti una risposta specifica, nel senso che, allora, ovviamente, se tu sei un tartufaio, hai soltanto 2/3 cani e non ti interessa assolutamente vendere 2 cani come cani da compagnia, ma ti interessa soltanto avere degli ottimi soggetti, magari anche soltanto per te, diciamo che l'idea per migliorare queste performance è utilizzare soltanto cani che hanno caratteristiche tali che ti portano a dire ok, io avrò degli ottimi cani da tartufo, perché utilizzi cani che sul campo sono degli ottimi tartufai. Però anche là va visto che tipi di ottimi tartufai, perché se 2 ottimi tartufai possono essere tartufai differenti, uno concentrato e uno veloce. Sull'idea del cane da compagnia, in realtà il bello del cane da compagnia lagotto da lavoro, io dico sempre l'ottimo lagotto da lavoro, a differenza di un border collie, se parliamo di cani da lavoro appunto in altri settori che sono, diciamo, molto più rapidi e con tempra molto più alta, nel lagotto la fortuna è che l'ottimo cane da lavoro formalmente è uno dei cani più intelligenti che c'è.
uno dei cani più intelligenti della cucciolata. Quindi, come dire, le performance del ragotto molto spesso vanno pari passo con le proprie capacità cerebrali, mnemoniche in alcuni casi, ma anche, come dire, di elaborazione dei dati. Quindi, se si seleziona il cane da lavoro come cane intelligente, fondamentalmente quello stesso cane, anche in famiglia, è un cane intelligente che si sa ben adattare alle situazioni più disparate. Quindi io personalmente tendo a non separare completamente le linee, nel senso, ho cani da lavoro e cani più adatti alla compagnia perché sono cani più calmi, più riflessivi, ma in realtà potrebbero tranquillamente essere i buoni da fare, dipende. Io ne uso uno che penso sia un ottimo cane da compagnia e lo porto con me, ma perché è quello che mi stressa di meno quando esco, nel senso che se devo riposarmi vado con lui. E ovvio è meno performante, però è sicuro il cane che non cioè il selvatico praticamente non lo considera mai, comunque che non si distrae mai, che quando lo chiamo risale sia dopo mezz'ora che dopo 10 minuti che sono in posta, e per cui e potrebbe essere un ottimo cane di compagnia perché è un cane placidissimo, per cui va sempre considerato cos'è corretto, cos'è non corretto. Poi ho dei cani ottimi da lavoro, velocissimi, che a volte decido di in qualche maniera farli accoppiare, e da loro ovviamente mi aspetto cani di tempra e di velocità molto molto elevati. Ora, alcuni di questi cani andranno a fare i cani da tartufo, ma agli altri probabilmente andranno a fare i cani da compagnia. E diciamo che ad oggi non ho quasi mai, metto il quasi perché magari ho dimenticato qualche caso, quindi non vorrei essere menzognero in quello che dico, nella maggior parte dei casi non hanno problemi nemmeno i cani da lavoro. Allora, siamo oltre... Pensiamo al fatto che... No, dico, quindi, e questo è un concetto che secondo me è molto importante da esprimere. Cioè, una delle caratteristiche che vengono selezionate dai nostri cani da lavoro è l'intelligenza. Cioè, nel senso, un cane deve essere intelligente. Quando un cane è intelligente, e ovviamente l'intelligenza non è calcolata con i parametri umani, cioè secondo i parametri umani, è un ottimo cane, perché vuol dire un cane comprende quello che gli accade intorno e comprende quello che noi desideriamo da lui. Allora, stavo dicendo che siamo arrivati oltre la metà della diretta e come sempre vi ricordo che potete lasciare un like al video se vi sta piacendo, anche nel mentre, il che aiuta la circolazione di questi video. Quindi vi chiederei, se avete voglia, di schiacciare il pollicione in su qua sotto. E sempre se ne avete voglia, siete interessati a non perdervi le prossime dirette con Dario il mercoledì e lunedì con Luigi, nonché gli altri video di Truffle for Dummies, potete attivare anche, iscrivervi e attivare le notifiche al canale se non l'avete ancora fatto. Intanto c'è una domanda tecnica che prega risposta, magari riesce a farla veloce. E risolviamo questo problema a una persona che è Maurizio Martina, che ci chiede: il suo ragotto è alto 43 cm al gallese e pesa 9 kg. Ti chiede se è normale. 43 cm per 9 kg. Quanto ha? Maurizio, scrivici quanto ha di tempo il ragotto, forse ce l'avevi già scritto? Non lo vedo. Maurizio. È un maschio? È un maschio? Dici quanto tempo ha e se è maschio o femmina, e poi quando arriva la tua risposta lo... Ma diciamo, se è giovane ci può stare, se è adulto è un po' piccolo, però anche là è poco importante, poco interessante, nel senso che per un allevatore è molto piccolo, cioè nel senso, se dicessi a me un cane di 9 kg maschio, direi è tanto piccolo. Ma in realtà per un privato ci può stare, nel senso, se io non lo utilizzerei come riproduttore personalmente, perché penso che il maschio debba essere in qualche maniera più un po' più grosso, insomma, deve rientrare in dei parametri da standard che devo considerare, perché in qualche maniera cerco di allevare secondo standard, perché è una scelta anche questa, ovviamente, c'è anche chi decide di allevare non perseguendo lo standard, ma in realtà a me interessa, e quindi diciamo che se posso, pur mantenendo i miei limiti bassi come taglia, perché anche se la maggior parte degli allevatori ritengono in realtà che il ragotto deve essere più verso il medio grande, cioè taglia piccolo media, più verso il medio, a me piace avere ragotti più veloci e con taglie un attimino, come dire, limite minimo, mettiamolo così, pur rimanendo all'interno dello standard, mediamente,
mediamente, perché una ritengo che il cane più piccolo sia più funzionale per quello che interessa a me e la maggior parte delle persone. Poi c'è anche chi ritiene il cane più grande abbia più potenza e più rapidità, questo parzialmente è vero, però appunto, come dicevo prima, sono dei parametri allevatoriali, no? Quindi sono delle scelte che si fanno e si decide di allevare in una certa maniera. Però più o meno io allevo. Una domanda rispetto agli standard. Se tu fai accoppiare due cani con pedigree, sì. Ok, e potrebbe, immagino, perché la natura regala sempre delle sorprese, nascere un cane fuori standard, che non ha gli standard di razza, quel cane avrà comunque il pedigree? Sì, perché appartiene alla razza, perché figlio, cioè ti dico, il pedigree è la certificazione di appartenenza ad una razza. Se il cane non è in standard e lo dovessi mai portare all'esposizione, quel cane fondamentalmente prenderebbe un voto basso dai giudici, ma questo non vorrebbe dire che il cane non è di razza, vorrebbe semplicemente dire che quel cane si è allontanato dalla media delle caratteristiche della razza di cui fa parte. Ok, quindi nel momento in cui rimarrebbero pedigree. E quindi sostanzialmente un allevatore tenderebbe a non farlo riprodurre. Se l'allevatore reputasse che tutte le altre caratteristiche di quel cane non sono così eccellenti da farlo riprodurre. Nel senso, ti faccio un esempio. Se mi dovesse capitare un cane con un difetto, che quel difetto non oggettivo, che quindi in qualche maniera non comprometterebbe né la sua salute né in qualche maniera metterebbe il risalto tale ereditario tipo carattere, un difetto banale, ora non mi viene in mente, nel senso che nella gotta mi viene in mente perché al momento cani che utilizzo con grossi difetti non ne ho, però nel maremmano abruzzese mi è capitato, e che questo cane con questo difetto, non serio ovviamente, avesse le caratteristiche eccellenti, anzi te lo dico chiaramente, allora un cane che ha un maremmano abruzzese con una dentatura, in pratica con una mandibola leggermente, quindi né prognato né nognato, quindi non difetti di masticazione, ma leggermente disallineata. Quindi disegnato in un'esposizione di razza, questo cane prenderebbe il buono. Buono è un praticamente, cioè l'eccellente, il molto buono e il buono. Il buono è come dire, prenderebbe 4, perché ha questo difetto, e questo difetto viene in qualche maniera valutato in un'esposizione di razza in maniera importante. Ora, ai fini riproduttivi, questo cane per me è fantastico, sia come caratteristiche, quindi come tempra, che come salute, anche gomiti, quindi tante altre caratteristiche. Questo cane è eccellente e mi dà nella sua prole la maggior parte delle sue eccellenti caratteristiche e non ha mai trasmesso il suo difetto. Ecco, io quel cane continuo a usarlo, anzi lo uso anche in maniera importante, e ora sono arrivato ad avere i pronipoti di questo cane e questa caratteristica non è mai stata trasmessa, per cui è sempre come dire bisogna decidere, discernere. Quindi lui mi dà 9, 10 in tante altre caratteristiche, mi dà 1 o meno 1 in un'altra, ma il buon allevatore deve usare i cani come ingredienti genetici. Quindi nel senso, il valore zootecnico di quel cane secondo me è molto alto, perché geneticamente ha un valore zootecnico molto elevato, fenotipicamente ha questo difettuccio, e però rimane quel che è. Quindi se io avessi un ottimo lagotto per tantissime caratteristiche, un ottimo tartufaio, con pedigree, con un difetto, ecco, ora mi viene in mente, ho usato un cane che è un attimino ombroso vuol dire non tanto coraggioso in riproduzione, che è un cane che mi dà caratteristiche fantastiche in riproduzione, ma che ha questo difetto, e lo uso, mi è capitato di usarlo, l'ho usato perché mi ha dato effettivamente cani importanti, e ho ampliato, come dire, il bacino genetico, il pool genetico nel mio allevamento. Di contro, un cane titolato, nel senso maschio, che uso poco. Ho fatto 2 cucciolate con questo cane, che è un cane molto importante, e c'è un campione, non ho problemi a dirlo, che però, quindi su cui ci ho investito, che uso poco perché i cuccioli, i suoi figli, non sono minimamente a livello del padre, proprio a livello morfologico, ma anche a livello caratteriale, nel senso, e quindi me ne sbatto, tra virgolette, del titolo di questo cane e delle caratteristiche di questo cane fenotipiche, perché penso che a livello genetico, a livello genotipico, sia meno valido, abbia un valore zootecnico minore di un cane meno titolato. Quindi fare l'allevatore è sempre avere il coraggio
di valutare quello che il cane può dare in termini produttivi e non soltanto farsi abbagliare dai titoli dei cani. Allora, Dario, sempre sulla questione Lagotto Tartufo, ci sono tre domande che portano, in realtà due sono su Lagotti, uno è un mamma Springer papà Lagotto, però sono tre comportamenti differenti che portano Ivan, Francesco Uberti e Simone Lovito, e Diego Gualdoni era la domanda. Quindi uno è un cane che gli sta sempre attaccato, dice, e quindi deve incitarlo a cercare e gli sta intorno. Mentre l'altra domanda era sul cane invece che se non viene stimolato a cercare parte e allunga a 50 metri e non sta vicino. Il terzo invece è un cane che è molto pauroso nei confronti degli altri esseri umani. Queste tre caratteristiche nel carattere del Lagotto, come le vai a... Allora, diciamo che parto subito dall'ultima caratteristica, il cane diffidente, quindi il cane pauroso nei confronti dell'essere umano. È quello che negli ultimi 30 anni è stato il Lagotto. Quindi diciamo che fino a 20-30 anni fa il Lagotto era all'80% così. Un cane fantastico nei boschi, pauroso con l'uomo. Ecco perché la razza fondamentalmente non aveva tanto successo, o meglio, il successo era molto molto limitato. Ed era poco conosciuto, perché fino a 4-5 anni fa il Lagotto lo conoscevano veramente pochi. Il lavoro degli allevatori e degli amanti, quindi non soltanto degli allevatori, quindi anche dei privati, è stato quello proprio di capire, di comprendere questo limite del Lagotto. Il Lagotto ha acquisito coraggio ed è diventato un cane non diffidente. E questo salto che c'è stato, quindi questo cambiamento nell'indole del Lagotto, che da selvatico, diffidente, è diventato un cane coraggioso, gli ha permesso di diventare un cane poliedrico, quindi non soltanto il cane da bosco, ma e quindi senza rovinare del naturale quelle che erano le sue caratteristiche di cane da bosco, gli ha permesso di diventare un cane eccellente come cane di compagnia ed eccellente in tantissime discipline che hanno nella cerca, diciamo, la sua componente principale, perché come ti dicevo altre volte, io ho Lagotti nel mondo che non cercano il tartufo, ma cercano esplosivi, cercano persone diabetiche, quindi in grado di glicemia nel sangue, cercano tumori, quindi è Lagotto che vuole collaborare, che quindi in qualche maniera si può utilizzare per disparate attività, quindi non soltanto per la ricerca del tartufo. E questo perché, come dicevo, ha aumentato il coraggio, ha aumentato l'intelligenza e la voglia di discernere da parte del Lagotto sulle attività di poter fare. Poi invece il cane che, andando più sul tecnico, quelle altre due domande, anche là, il cane che deve stimolare per allontanarsi, allora quello onestamente non mi è mai capitato, nel senso che io ho cani che ovviamente, come sai, stanno vicino, ma stimolarli ad allontanarsi normalmente succede in cani giovani. Se il suo cane non è giovane, probabilmente non so dargli un consiglio, so cosa farei, ma non so se posso in qualche maniera porlo come consiglio, anzi non me la sento di farlo, ecco. Mentre invece nell'altro caso è un caso molto più comune, quello che il cane in qualche maniera, se si annoia perché non trova, cerca alternative. C'è il cane che magari sei in giro e fa finta di bucare e si mangia le nocciole che sono nel bosco, ad esempio, perché non sa cosa fare, e il cane che invece inizia a seguire la traccia del selvatico semplicemente perché si sta annoiando, perché tu gli dai un obiettivo. Il cane sa di avere un obiettivo, ma fondamentalmente questo obiettivo non riesce a concretizzarlo e probabilmente quell'obiettivo vuole raggiungerlo e poi avere il premio. Quindi quello è un caso molto più, come sai anche tu Davide, molto più comune, lo trovi in tantissimi cani, quindi quello è un caso che puoi correggere tanto facilmente, insomma, con varie alternative. Magari, ecco, di questo ne puoi parlare anche tu Davide, ecco, ci sono vari modi, ma insomma è una cosa molto più fattibile su cui si può lavorare. Gli altri due aspetti sono aspetti veramente difficili da risolvere. Il cane pauroso rimarrà più o meno pauroso per sempre, è molto difficile che un cane adulto pauroso poi possa fondamentalmente cambiare e diventare ipersocievole con gli umani tutti, perché ha paura, quindi un cane timoroso è un cane che ha avuto questa digressione sul lato selvatico.
E invece il cane da stimolare, ecco, spero che sia un cane giovane, e boh, mi viene a dire come stimolarlo, ecco, però anche su questo probabilmente è più opportuno. Quanto giovane? Chiedo io, quanto è giovane? No, per tu di quasi 8 mesi, quale? Aspetta, adesso che devo tornare su con la chat, abbiate un attimo pazienza, perché quando fate degli incisi magari riprendete anche un po' la domanda, perché io poi me le perdo poi i minuti a ricercarvi in su. Comunque credo sia il cane che non si allontana, quindi quello di Ivan. Ci sta, può essere, quindi se un maschio specialmente crescendo prende la sicurezza cioè ti vede come leader, in qualche maniera pian piano cerca di esplorare, perché questa è una cosa tipica della cucciolo, cioè ha un punto di riferimento, è meno sicuro di quello che gli succede intorno, quindi tende a starti vicino. Sì, fai bene a sì, nel senso, sta lì dietro, incentivalo, ma vedrai che il cane dovrebbe sicuramente migliorare. Ma fino a quanti mesi secondo te un comportamento del genere può essere? Un anno e mezzo, ci sta. Comunque un maschio. Perché invece le femmine sono più durano prima. Cioè, diciamo che le femmine, se a un anno una femmina dovesse fare ancora così, è un po' più problematico. La differenza vera è che non è tanto che maturano prima. Allora, il maschio dopo una certa età ha la spinta del testosterone che la femmina non ha, quindi diciamo che ha più margine, come dire, ha il turbo, no? Fast and Furious, no? Che mettono il attivano il turbo, ecco, nel maschio il maschio ha la possibilità che il turbo venga attivato e che quindi acquisisca coraggio. Nella femmina questa possibilità, il propano, non c'è. Allora, ci sono anche due domande interessanti legate all'accoppiamento del cane, che quindi sia sempre in argomento. Una chiede se l'accoppiamento del cane influisce sulle prestazioni, tipo un po' come i calciatori che prima della partita non devono stare con la moglie. E l'altro invece chiede, che a Alessandro Cortecchia, dice: ho preso un lagotto maschio con pedigree e ottima genealogia, l'allevatore mi ha consigliato di non farlo mai accoppiare ma solo in seminazione artificiale, cosa ne pensi? Allora io non faccio questo, ma potrei consigliarlo anch'io, nel senso che in alcuni casi, quando il cane, allora, o hai un legame veramente eccellente col tuo cane, veramente eccellente in ogni situazione, o se il cane in qualche maniera non scopre il piacere dell'accoppiamento e quindi degli odori della femmina, decisamente si concentra di più, quindi quello è un dato di fatto. Io normalmente i miei li utilizzo in monta naturale, però io in qualche maniera non biasimerei il consiglio della persona che gli ha ceduto il cane. Effettivamente dovrebbe essere consigliabile, ecco. Ovviamente io, allora, mettiamo così, la fecondazione artificiale mediamente, anche se ben fatta, ha delle performance di fecondità più basse della monta naturale, per cui ecco la risposta per cui io non la faccio, perché io sono un allevatore. A me ovviamente va bene il fatto che, insomma, le mie cucciolate possono essere anche numerose, no? Quindi penso che questo sia comprensibile, e quindi io in qualche maniera i miei maschi, quando posso, li faccio copiare in maniera naturale. Non ho mai avuto grandi problemi poi, in realtà, però diciamo che se uno più uno fa due, mi verrebbe da consigliare questo, ecco. Conosco allevatori, addestratori che fanno così e che più esperti di me, nel senso, io allevo da 12 anni, vado a tartufo da 10, c'è gente che, insomma, questa attività, quindi il tartufaio, la fa da 30-40 anni, quindi cioè, dovrei dire sono stupidi, però siccome li stimo e so che non lo sono, una motivazione c'è, quindi mi verrebbe da consigliare di seguire i consigli dell'allevatore. E indifferentemente per maschio e femmina, cioè nel senso, no, perché sono maschio. Per il maschio si presenta questo problema, la femmina è il periodo di calore, e teoricamente il galateo del tartufaglio vorrebbe anche che la si tenesse a casa. Sì, cioè io trovo sempre femmina in calore in giro. Sì, no, dico di galateo. Sì, ma non esiste, non esiste, cioè almeno qua non esiste.
cioè le portano tutti fuori, cioè nel senso, tutti, ma tanto è l'inizio, ti dicono. Però poco male, c'è di peggio, ecco. Ah beh, sì, 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 certo. Le ultime storie che si sono sentite. va bene così, cioè nel senso, va bene così. Sì, 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 sì. Allora, Dario, ma tu prima eri andato a prendere un documento che volevi leggere, l'hai trovato? Ah, ecco. No, perché allora noi facciamo una cosa, tu sai, che è un contratto di vendita. Ora, ce l'ho per il pastore Maremmano, era un attimino differente per il Dalgotto, ma sommariamente è quello. Allora, io lo leggo anche, no? Nel senso, noi praticamente abbiamo un contratto di vendita in cui il cane viene garantito da tante patologie, ed è un contratto che in realtà è vero che abbiamo elaborato e reso migliore e più fruibile, ma in realtà è depositato alla Camera di Commercio. Alla Camera di Commercio sia di Alessandria, dove siamo noi, ma sia di Milano e mi sa anche di Firenze, più o meno il medesimo, perché chi l'ha creato, gli avvocati che l'hanno creato, fondamentalmente erano riusciti a creare un network tipo 25 anni fa, sulla base degli usi dei luoghi, insomma, ne sapevo un po' di più 5 anni fa, ora ho dimenticato un po' di passaggi. Comunque, questo è un contratto fatto, penso, veramente bene. Allora, si diceva, quindi c'erano i dati dei contraenti e si stipulava un tot, che l'allevatore vende all'acquirente il cucciolo di razza X, quindi in questo caso la Gotto Romagnolo, di nome tot, sesso tot, nato il, di colore padre, madre, identificato col microchip, tale dei dati. La presente contravendita è regolata dalle seguenti attestazioni e obbligazioni espressivamente accettate dalle parti, quindi già metti tutto in chiaro. L'allevatore dichiara che l'accoppiamento dei genitori è stato fatto perseguendo l'obiettivo di ottenere esemplari di alta genealogia, morfologicamente corretti, aderenti allo standard di razza, di buona salute e di carattere equilibrato. Quindi già vedi che il legislatore, in questo caso, perché questa è una cosa copiata appunto dal contratto depositato in Camera di Commercio, aveva ovviamente ben presente che la buona salute del cane, quindi quelle caratteristiche di cui parlavo appunto precedentemente, e il carattere equilibrato, che vuol dire tutto o niente, però in realtà ti vuol dire che non ha estremi, no? Che non è né aggressivo, perché anche le gotti possono essere aggressivi, ne ho visti purtroppo, né particolarmente pauroso, quindi il cane di carattere equilibrato. E lo dichiara l'allevatore, io cedendo il cane dichiaro che il cane ha quelle caratteristiche. Che il cucciolo presenta dentatura decidua, quindi denti a latte, con chiusura A, e si può mettere, può esserci una chiusura a forbice, una chiusura a tenaglia, una chiusura, ci può essere del prognatismo e dell'enognatismo, che sono tutti difetti che possono stare nella razza, sono presenti, che sono nella Gotto anche tollerati, però in qualche maniera danno un valore più o meno alto al cucciolo del soggetto, come è stato il compratore all'atto della cessione. Che il maschio, questo è molto importante perché è molto comune, presenta entrambi i testicoli in sede scrotale, constatabile alla palpazione, salvo casi di monorchidismo o criptorchidismo. A quel punto il valore cane scende drammaticamente, quindi buona norma, quando si viene all'allevamento, se non ti da un privato, se non ti presentano praticamente il contratto di vendita, vedere se i testicoli sono discesi nello scroto, perché altrimenti, se fosse monorchidismo, quindi con un solo testicolo disceso, alla fine quel testicolo potrebbe virare a cellule tumorali, quindi è molto rischioso, o altrimenti andrebbe fatta l'operazione. Comunque il cane non sarebbe sicuramente utilizzabile né in una maniera né nell'altra in riproduzione, quindi perderebbe valore. Il cucciolo viene ceduto dopo essere stato sottoposto al trattamento contro i parassiti intestinali, endoparassiti e ectoparassiti, quindi trattamento del pucci, zecche e altri acari, e con almeno le prime tre vaccinazioni eseguite. Noi invece li diamo con 4 vaccinazioni. Vedo che in giro molto spesso i cani vengono dati con una sola vaccinazione e poi muoiono perché molto spesso una vaccinazione, poi va anche visto che tipo di vaccinazione, non è mai sufficiente. Quindi noi cerchiamo di dare il cane blindato, vuol dire che tanto 10 anni fa, quando dicevo ok, avevo il cane con 2 vaccinazioni, dicevo alle persone: mi raccomando, non portateli fuori per dopo l'altra vaccinazione. Poi vedevo le foto, anzi, me ne mandavano le foto del cane al parchetto. Ecco, quindi diciamo che non mi fido più io del cliente, perché so che le buone intenzioni molto spesso sono travisate. Quindi io do il cane blindato, perché sono sicuro che il cane, quando esce da me, può andare dove cazzo vuole. Mettiamolo così.
Al momento il cucciolo viene ceduto ovviamente con microchip identificativo inoculato. Anche quello, dare un cane senza microchip è totalmente illegale. Quindi, nel senso, l'allevatore o chi ve lo cede fondamentalmente fa qualcosa di illegale. Un attimo. Tra l'altro, con il cane senza chip, nel caso dovesse essere nel bosco, anche con tesserino, tutto in regola, verreste comunque multati, perché il cane da tartufo deve essere iscritto all'anagrafe canina e deve essere cippato, quindi richiedereste anche delle sanzioni ad uscire con cani senza chip. Sì, non solo rischi, ma nel senso rischi tanto, perché poi quando questo cane, allora intanto se il cane viene preso, viene portato in canile, tu lo porti in canile, lo accalappiano, viene accalappiato, viene portato in canile, allora diciamo che ci sono tanti aspetti negativi del cane non cippato. Prima che chi lo prende, fondamentalmente il cane, a meno che tu non lo riconosca in qualche maniera, il cane diventa suo, nel senso che è più facilmente sottraibile da malintenzionati, e ce ne sono, no? Nel senso, molto spesso io aiuto delle persone a trovare i cani che si smarriscono, magari anche non miei. Quando scrivi che il cane ha chip, normalmente, casualmente, il cane compare dopo 5-6 ore. E poi dice, cazzo, il cane ha chip, se mi sgamano, probabilmente la cosa non è tanto positiva. Quindi già c'è questo aspetto qua. Perdi il cane, viene detto il chip e ti trovano. E poi fondamentalmente in canile, se tu vai e dici, guardi, ho perso un cane, era così, di queste cose, e magari veramente in quel canile, perché stavo portato là, ti dico, ma il cane non aveva chip. Incorre in una sanzione. Intanto non è detto che ti diano il cane, perché fondamentalmente devi dimostrare il cane tuo. Una volta dimostrato come foto, cioè puoi soltanto dimostrarlo con le foto che il cane è tuo, e gli dico che il cane è suo, bene, come mai ha più di 60 giorni non ha il chip, e mi sa che la sanzione è intorno ai 700-800 euro. Quindi poi dipende dalla regione a regione, dipende da chi te la somministra, cioè non somministra la sanzione, chi te la pone, insomma, della ratifica in pratica, e quindi devi fare ovviamente attenzione. Quindi questa qua è la base. Su questa base noi ovviamente quello che poi facciamo è che diamo delle garanzie. Ora non sto a leggerle, ma il cane normalmente, quindi per quanto riguarda le garanzie sulla vendita del cuccio, vige l'articolo 1496 del codice civile, che recita: nella vendita degli animali la garanzia per i vizi è regolata da leggi speciali in mancanza di usi locali. Perché diciamo che in alcune province esistono gli usi locali che sono vincolati, cioè nel senso, se tu in alcune province sono proprio, c'è un libro usi per tante cose, che è un malloppone enorme, in cui gli usi regolari di quella comunità fanno legge, fanno legislazione. Non so se ne è al corrente, insomma, di questo. Davide? Sì, ci sono, stavo guardando. Era al corrente la questione degli usi? No, degli usi no, pensavo fosse... Cioè, sì, ci sono degli usi, delle pratiche che vengono usate, delle regole non scritte, ci sono i libri degli usi. Ad esempio, Alessandria non esiste il libro degli usi, in Camera di Commercio, per cui in Alessandria non esistono usi. Strano, ma è così. A Milano esistono quintalate di faldoni, di usi, per comprare la bicicletta, per comprare, che ne so, il canale, la barchetta, insomma, ci sono usi locali. In mancanza di questo fanno fede delle determinate leggi, e in qualche maniera l'allevatore o chi dice il cane, comunque sia anche vocalmente, ti deve garantire il cane per determinate patologie che il cane può dimostrare nei successivi giorni, no? Per alcune malattie tipo rabbia, cimurro. Nella gerarchia delle fonti legislative l'uso sarà comunque sotto la legge? No, sopra. Cioè l'uso vince sulla legge, sì. Subito dopo la Costituzione c'è l'uso e poi c'è la legge. A quanto pare sì, perché che regolamenta, no, perché aspetta, perché l'uso in qualche maniera è superiore al contratto, e il contratto fa fede alla legge, però già l'uso tiene presente la legge, nel senso che non è che l'uso è così, sì, c'erano degli usi che fondamentalmente, cioè, la legge è stata in qualche maniera già utilizzata. Infatti gli usi vengono comunque modificati e ripresi ogni 10 anni, cioè non è un qualcosa di statico, è un qualcosa di dinamico. Quindi invece il contratto si fa tra le parti e niente, e segue anche la legge, quindi c'è una legge guida e poi fa il contratto. Quindi nel mio caso appunto il cane viene assolutamente garantito per malattie acute, febbrili, rabbia, cimurro, insomma una serie di malattie
che in qualche maniera tutelano l'allevatore. Quindi tu ti trovi con un cane che si ammala dopo 2 giorni e sta per morire, ecco, l'allevatore serio tanto fa in modo che il cane non si ammali, insomma questa è la cosa principale, ma lì dove dovesse succedere questo, il contratto ti garantisce il rimborso. E noi penso di cioè, tu lo sai, insomma, siamo assolutamente seri, perché in quei pochissimi, rarissimi casi in cui sono successe delle controversie, non abbiamo mai battuto ciglio, abbiamo sempre rimborsato di dove appunto fosse giusto e possibile. Quindi penso che l'allevatore giusto faccia ovviamente questo. Allora, abbiamo l'ora di diretta, chiuderei facendoti una domanda e integrandola un attimo, che può essere utile per tutti quelli che hanno dei lagotti e vogliono andare verso la meravigliosa esperienza della riproduzione. Allora, prendo la domanda di Giuseppe Cassi, che ad esempio, che ci dice che ha una lagottina di 1 anno e che non è ancora andata in calore. Quali sono i tempi medi del calore? A questa ci metterei anche di fianco, per completare il quadro, a che età un lagotto può iniziare a riprodurre? È giusto che iniziare a farlo riprodurre, perché immagino che al primo calore sia già fertile, ma quale è la giusta prassi o la prassi migliore? E ogni quanto può, una volta che il lagotto può andare in riproduzione, ogni quanto ha senso fargli fare una gravidanza? Allora, anche là, allora intanto, vabbè, mettiamo così, allora tecnicamente il cane inizia, la femmina il primo calore quando supera il 70% del peso corporeo che raggiungerà l'adulta, quindi 75%, però comunque mediamente intorno all'anno. Probabilmente la sua lagotta 1 anno dovrà ancora crescere, quindi fondamentalmente ci metterà un po' più di tempo, ma se non ci sono problemi, secondo me entro 2 mesi dovrebbe avere 2-3 mesi dovrebbe avere il suo calore. Più il cane è grasso, andare in calore a 3 mesi, dicevo. Non ho capito. Ho detto, ridevo perché Tabuglia ha rischiato di andare in calore a 4 mesi con quella, con la questione, no, del peso. No, perché paradossalmente il grasso in realtà rallenta anche quello. Cioè, tu pensa, il grasso si deposita anche intorno alle ovaie in maniera importante, e quindi proprio la secrezione ormonale è rallentata. Quindi il cane tendenzialmente con tanto grasso va in calore più tardi. Quindi nel senso, io parlo di massa corporea specialmente muscolare, quando poi si eccede, come in tutte le cose, le dinamiche fisiologiche del cane cambiano, e questo, ripeto, penso di saperle, di saper definire queste cose molto bene. Detto questo, quindi il cane specialmente deve essere sempre comunque in buona forma. Un ottimo produttore non è sicuramente grasso, ma deve essere, anzi, forse meglio magro, mettiamolo così. E quindi 70% calore intorno a un anno e mezzo, puoi comunque aspettare più calore. Poi, allora, a livello ENCI, in qualche maniera l'allevatore con affisso, tra virgolette, in qualche maniera sottoscrive un patto etico, in cui in qualche maniera dichiara di non far accoppiare mai il proprio cane prima dei 2 anni di età e di non farlo mai accoppiare dopo gli 8 anni di età. Ora, questo qua è quello che in qualche maniera si dichiara formalmente, io l'ho fatto. In realtà ti posso dire che fisiologicamente un lagotto è differente da un alano, cioè nel senso, se l'idea di 2 anni o maremmano abruzzese può essere intelligente in un maremmano abruzzese, che comunque è un cane di grande mole, che raggiunge la maturità corporea, quindi diciamo il 100% della propria struttura intorno ai 2 anni di età, un lagotto fondamentalmente la raggiunge a 1 anno di età. Tant'è vero che le lastre ufficiali, quindi come dire, le lastre ufficiali per le anche, per i gomiti, quindi come dire, gli esami ortopedici, in un maremmano vengono fatti a 18 mesi di età, in un lagotto sono consentiti ufficialmente a 1 anno di età, proprio perché il lagotto raggiunge la propria maturità scheletrica e comunque l'età adulta prima. Quindi diciamo che è vero che un lagotto anche a livello sessuale è più recettivo prima di un maremmano abruzzese di un cane di grande taglia, e che quindi anche a livello, come dire, fisiologico è pronto prima. Secondo me intelligente potrebbe essere accoppiare il proprio cane, il proprio lagotto intorno all'anno e mezzo. Ecco, questa è un'idea, cioè tra l'anno e mezzo e 2 anni, quindi il secondo terzo calore, mettiamolo così. È un'idea, ecco, probabilmente 2 anni è l'ideale,
se si può aspettare 2 anni, ma un anno e mezzo non è folle, cioè nel senso le femmine e sono abbastanza... C'è un lagotto che fa il primo calore a un anno e mezzo, che a quel punto non conta. No, aspetterei comunque il secondo calore, perché in qualche maniera, allora, il primo calore attiva le gonadi, cioè le gonadi vengono attivate dal primo calore. Diciamo che è come, ecco, richiamare in qualche maniera questa attivazione per attivare tutti quelli, come dire, quei particolari anche a livello cerebrale, quindi di attitudine alle materne, nella mamma, è meglio aspettare il secondo calore, quindi la seconda scarica ormonale di estrogeni. Per cui, ecco, il secondo calore, l'idea è secondo calore, l'optimum, anno e mezzo, 2 anni, come dire, per mantenere la gravidanza, ecco, in maniera ottimale. Per comunque, non avere, appunto, per dare un'indicazione di massima, è 18 mesi. 18 mesi. E che sia il secondo almeno. Sì, non è il primo, è presto. Poi può succedere, come è successo, perché è inutile starci a raccontare storie, è successo, i cani appunto non mi aspettavo e poi magari si sono copiati prima. Mi è successo. Ho preferito non farle abortire, perché non era, perché anche là ci sono dei rischi, nel senso che far abortire i cani all'1% può portare la piombera, quindi un'infezione dell'utero. Cioè, e poi problemi riproduttivi dopo, quindi l'ideale è cercare di non farle accoppiare prima. Poi se dovesse mai capitare, comunque la gotte sono cagnette abbastanza rustiche e dovrebbero portare a termine la gravidanza senza grandi problemi, ma comunque è comunque un'indicazione di stima, perché a volte ci possono essere problemi anche da un punto di vista del parto. Però allora ti chiedo una battuta per chiudere e così ci salutiamo, una citazione allo zio Monti, no scherzo. Che al zio Monti, che dietro di me ce lo sfonda la nonna di Monti, no? La libreria della nonna di Monti. Per le prossime dirette preparati la chiusura con la citazione allo zio Monti. Lo farò, ci vediamo mercoledì prossimo. Come disse il saggio, non me lo ricordo. Esatto, bravo. Allora Dario, ti saluto, ti ringrazio per l'enorme competenza che ci stai regalando in questi mercoledì. Non li ho lasciati in descrizione, ma integrerò, metto anche i riferimenti web di Dario e dell'allevamento. Non ci ho pensato, non è un problema. È molto facile trovarlo. Se scrivete Dario Capogrosso o Cacao Meravigliavo su Google, vengono fuori video, indirizzi e tutti i riferimenti per trovarlo. Allora, ciao Dario, grazie ancora. E grazie a tutti che siamo stati insieme per 1 ora e 12 minuti. È il caso di salutarci. Fantastico. Ci vediamo al prossimo con Dario Capogrosso. Ciao, okay, a mercoledì. Tra l'altro sarò a Roma probabilmente, quindi probabilmente mi vedrete senza la libreria di Monti, ma voi in macchina. Va bene. Sempre se il lockdown non me lo permette. Tutto l'altro. Ciao, ciao Dario.